Bella a tutti ragazzi, sono Gilbra che sono qui oggi, tornato a portarvi l'ultima sfida che ho da fare per il Maddox, per farlo diventare oro, che sono i colpi a distanza che volevo registrarvi prima, ma ho messo la luce dietro e non startava perché c'era la batteria scarica. Quindi ho fatto una partitina nel frattempo che si caricasse un pelo, giusto per registrare questo video qua. Ne ho fatti 6 in una partita sola. Ho giocato metà round di dominio su Seaside. Vi dico anche i piccoli consigli che potrebbero aiutarvi a fare i colpi a distanza. Io gioco sempre su dominio veterano. Come vedete me ne mancavano 4. Nuketown è una merda perché non ci devo uscire Nuketown. Infatti se ci manca poco per la partita del gioco, se no no, perché se no la luce non mi dura abbastanza. Dovete giocare su dominio veterano, mappe grandi, quindi va bene jungle, seaside, va bene firing range, ce ne sono tanti che vanno bene, però Nuketown direi che non va bene. No, non la gioco perché ragazzi, sennò poi non c'ho il tempo per la luce, non vorrei che a metà video restassi abbastanza non illuminato. Allora, cerchiamo di non dominio veterano, se esce un'altra volta Nuketown io spacco qualcosa. Ma basta, basta, Nuketown, basta! Che palle, madonna. Se mi esce, giuro, un'altra volta Nuketown, puttana, io spengo la telecamera e non registro il video. E ci becchiamo direttamente quando c'ho la cosa oro, faccio una partita con la mimetica oro. Se mi esce ancora una volta Nuketown... Oh, la firing range è la migliore che c'è. Cioè una delle migliori che ci possiamo prendere. Me ne mancano 4. Poi quittiamo subito, andiamo a provare la mimetica oro e andiamo poi su Nuketown normale, perché non veterano, veterano per i polli. Il problema del Maddox è che su veterano da lontano fa hitmarker ed è una merda. È veramente una merda. Cioè non può fare hitmarker, tante volte dovete sparare da lontano e avete solo un'occasione per prendere, se no vi sparano loro e vi uccidono. Però il Maddox sta lontano, fate marker. Il trucco, come sapete, è mettersi qua. Prossimi fate mark. Ecco, questo qua è un colpo a distanza, ce ne mancano 3. Questo qua sono 2, ce ne mancano 2. Questo qua ce ne manca solo 1. Mica ragazzi, li facciamo tutti così di botto. Bella lì. Me ne manca... colpo di scena. Me ne manca 1, raga. Colpo a distanza, dovrei aver sbloccato la mimetica oro. 2 secondi, raga. 2 secondi per la mimetica oro. Adesso non la quitto, raga, perché se no mi rovino troppo il rato. Finisco sta partita e poi proviamo la mimetica oro. Anche se io veterano proprio lo odio. Secondo me è la modalità dove ci vuole meno skill per giocare. Perdiamo Charlie. Tu muori. Ehi, chi è che mi spara? Oh. Fatto un altro colpo di distanza, così, nel dubbio. Morto. Anche tu muori. Anche tu muori. Anche tu muori. Comunque i colpi di distanza potete farli anche di qua, però come vedete il Maddox fight marker. Comunque se volete tipo su Seaside i colpi di distanza si possono fare da finestra a finestra, però se siete dalla parte dove c'è il biliardo dovete mettervi dietro il biliardo, se no dall'altra parte va bene. Questo qua non speriamo nemmeno noi che l'abbiamo ucciso. Se no da su firing range qua non ci sono problemi, dove vi ho fatto vedere i due posti. Su jungle basta che vi mettete da uno spawn all'altro, tranquillo, e lo prendete. Minchia, ma il mio compagno sta devastando. Dopo regà andiamo su Nuketown con la mimetica ora, andiamo un po' a devastare. Così, just for fun. Sperando che la luce tenga. Beh, cerchiamo di finire questa partita il prima possibile, così poi ce ne andiamo su Nuketown, tranquilli. Comunque, ragazzi, volete vedere due gameplay? Guardate qua, tra l'altro. Qua non so perché non mi ha dato la kill, ma mi ha fatto hitmark, se no avrei fatto quad feed easy.
Comunque, raga, se volete vedere due bei gameplay, ieri e l'altro ieri ho caricato delle belle partite su Nuketown. Ho fatto in una partita, ho fatto 88 kill, quindi secondo me è un buon risultato. Muori tu, fra. Vuoi anche tu? Il nemico ha preso A. Sì, non so veramente che senso abbia il Tempest su veterano. Vabbè, questo. LOL. UAV pronto all'uso. Wow, poco distrutto. Vabbè, raga, not bad. Ora andiamo a gustarci il nostro bello pulito Maddox Oro. Andiamo su Nuketown, vi faccio vedere qualche highlight. E niente, così in amicizia. Madonna, questo qua quanto smirava. Se poi a metà partita su Nuketown vedete che non sono più illuminato, sapete che mi si è scaricata la cosa. Non posso fare altrimenti. Mi vedete sicuramente più scuro, ma qualcosa di me riuscite a vederlo. Ok, mimetica oro sbloccata. Togliamo su immediata subito. Veterano. Togliamo questo, mettiamo iniezioni di stimolanti. Estrazione rapida, estrazione rapida. Caricatore rapido e calcio. Mimetica, mettiamo quella oro perché è bellissima. E poi direi che possiamo andare su Nuketown, guys. Poi ci mettiamo Hellstorm, squadra di droni e elicottero cecchino. E andiamo su Nuketown a cercare di tirare qualche strix, sperando di non trovare troppi tryhard. Comunque questa partita qua è più per farvi vedere l'arma che più che per tirare strix, perché i gameplay li ho fatti ieri, l'altro ieri. Quindi adesso è solo un video per la Road to Dark Matter. Andate e spaccate tutto. Madonna, quanto è bello il Maddox Oro. Guarda, mi ricorda troppo, sapete cosa? Loney Badger Oro. Non so perché. Come ho fatto a morire qua? Che bella sega che sono. Comunque, guardatelo un po'. Guardate quanto è bello, raga. Mamma mia, che bello. Bello pulito il Maddox Oro. Pazzesco. Comunque questa partita qua è finita. Dopo, cioè, tra poco finisce. E poi ce ne facciamo un'altra volentieri. Direi che facciamo ancora una partita e poi vi saluto e ci vediamo domani. Ovviamente entro dopo, ma la giocata della partita la faccio io. Questi qua li ho abbastanza devastati, sapete. Qua jump shottino easy. Ma la mimetica oro mi dà bella bella potenza. Ci prendiamo il battery, bello fresco. Vediamo chi abbiamo in squadra. Abbiamo il gruppo da tre, direi. No! C'è un altro gruppo, c'è il gruppo da tre più il cavallone di prima. Pazzesco. Niente, regà, siamo contro un gruppo da tre di belli arrabbiati. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di carino lo stesso. Il nemico ha preso alfa. C'è sotto controllo. Grazie amico che mi hai salvato la vita. Ma questo? Cosa combina con lanciarazzi? Oh! Cosa gli ho fatto questo? Mamma mia, mamma mia! Maronne mie, maronne! Occupiamo bravo! Prophet neutralizzato! Dai. Non c'era un compagno che mi aiutasse a prendere B. Pazzesco. Sì, comunque gli avversari sono tutti diamantati, eh. Figa, oh. Mori io a questo. Allora, raga, gli avversari sono tosti. Tosti, tosti. Però a noi ste cose piacciono. Infatti ci mettiamo su B, la prendiamo con i miei amici se mi danno una mano. Hola. Ma guarda questo, cosa combina?
Ma datti una sveglia, frate. Avete qualche problema. Beccatevi una granata. E quelli li uccido con la granata. Ma guarda. Allora, questa qua è la peggior lobby che si possa trovare. Gente tryharder che camperà pure. Che è la combo peggiore. Poi uno con lanciarazzi per completare l'opera. A questi qua bisogna solo tirare le streak. Oh, bravo compagno di tirato le streaks. Segnale tattico piazzato. Questo qua mi ha detto in pre-fire come, scusa? Perdiamo C. Andiamo a prendere A. Occupiamo A. Tutte le zone conquistate. Ecco. Spiegatemi come sono spawnati lì. Madonna. Cioè stanno prendendo C, mi spawnano su A. Ok. Maronna Luca Armine, che lobby brutta. Non mi scappano. Ok, raga. Questo momento bisogna provare a prendere B. Se riusciamo a prendere B è il top. Madonna, muoio sempre a pochissimo dalle streaks. Pazzesco. Perché questi qua, una volta che tiri le streaks, è finita la partita, ve lo dico. Questi qua basta che tiri le streaks e quittano come dei maiali. Io sto tenendo il rate 2, che già è dura contro questi. Ma riuscire a tirare le streaks. Vedete come cambia la partita. Veramente dura questa partita qua. Veramente, veramente dura. Questo qua voleva farmi il turn-on, ma pensa a te. Voleva farmi il giochino, voleva farmi. Allora, qua ci abbiamo... Già, per farvi capire il livello della lobby, ci abbiamo... Il DCR è quello del 200° livello. Così. Nomad liquidato. Ok, raga. Stiamo facendo più che la 2-2. Dobbiamo cercare di tirare almeno le streaks, perché voglio tirarle anche per il video. Però è dura, perché è veramente dura. Per fortuna i compagni abbastanza tryharder, però gli avversari anche lo sono tanto. E quindi fatichiamo, però... Vediamo questa cosa combinata. Sì, i miei compagni sono abbastanza tryhard. E questo qua è i miei compagni, sì. Tutti abbastanza tryhard i miei compagni. Conquistate l'obiettivo. Sì, sono ancora 500 dalla prima streak, però ci si prova, dai. Hanno distrutto il nostro segnale tattico. Ma basta con queste cose, madonna. Io le Nineveng le toglierei proprio da qualsiasi Call of Duty. Comunque tutti diamantati gli avversari, che cazzo. Datevi una bella sveglia. Tra gli altri si sono trovati nella stessa lobby. Oh, scemo di merda. Ok, raga, dobbiamo prendere C. C è nostro. Quanto vorrei riuscire? Abbiamo perso, bravo. Ok. Serve una squadra di... Almeno l'Elson vuoi tirare le sti merde. Oh là. Oh, gli ho tirato tutto, ma a fine partita l'ho fatto. Ma pensa a te. Adesso tirare adesso ha poco senso, Gilbert. Figa, mi hanno distrutto le squadre di droni in tempo zero.
Comunque io le Strix almeno gliele ho tirate a sti pezzi di merda. Raga, 57 kill contro sti pischelli di merda. Pischelli, abbiamo pure vinto la partita. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento. E niente ragazzi, ci vediamo direttamente al prossimo video.